dico sketch. Che sì, fa, che fa... poi tra l'altro, insomma, non siamo manco troppo lontani, no? Però dal mondo. Lontani dalle, dall'obiettivo 4 maggio, diciamo. Comunque, a parte gli scherzi, introduciamo un ospite molto gradito, sono molto felice ci di averlo. Fa piacere, sì. Ci fa piacere, perché quando hai un professore, ovviamente, tu metti la testa giù e ascolti quello che ascolti, ti dice. E poi soprattutto perché ci sono tanti temi d'attualità da trattare con lui, il professor Gabriele Antonini dell'Università di Roma La Sapienza, urologo di fama internazionale e medico sociale dell'ASS Lazio. Buongiorno professore. Buongiorno a voi ragazzi, grazie per l'invito. Buongiorno professore, grazie a lei per la disponibilità. Come dicevo, appunto, siamo da lei per chiedere un faro, una guida, perché noi effettivamente con le dichiarazioni politiche ci stiamo capendo ben poco. Sì. Diciamo che la situazione non è molto chiara, perché il virus purtroppo non si conosce, quindi quando non conosci un qualcosa che sta alterando in modo estremamente violento la qualità di vita di tutti noi, brancoli un pochino nel buio. Il problema fondamentale è che finché non avremo un vaccino la situazione sarà sempre complicata da affrontare. E nell'ambito di questa situazione complicata, insomma, sono uscite anche un po' di notizie, no? Che insomma si rincorrono fra diverse tipologie di farmaci. Una di queste vuole insomma che uno dei farmaci, insomma, che aggredisce questo coronavirus è quello per il tumore alla prostata. Ecco, a lei, che appunto è un urologo di fama internazionale, chiedo: è vero, non è vero? Però insomma, quando uno sente allora, farmaco per il tumore alla prostata, pensa anche campanello d'allarme. I nostri ascoltatori, no? Pensano anche agli effetti collaterali, campanello d'allarme, suona l'allarme, certo. Tin tin. Diciamo che questa qui è una supposizione innanzitutto, quindi non c'è un reale dato. Si è visto, siccome i pazienti colpiti da questo tipo di virus sono soprattutto pazienti anziani, si è visto che in quei pazienti che erano contestualmente in terapia per un tumore alla prostata, il virus non aveva questa violenza, questa aggressività, e soprattutto questi pazienti non hanno avuto delle complicanze, quindi parlo di essere intubati oppure di avere avuto esiti infausti. Questo perché? Perché il farmaco è un antiandrogeno, induce una femminilizzazione nell'uomo, diminuisce i valori di testosterone. Il testosterone è l'ormone maschile per eccellenza, quello che ci dà, oltre alla libido, anche la forza, protegge il cuore, i muscoli, ci fa sentire bene. Levare il testosterone dà tutta una serie di effetti collaterali e induce nell'uomo una femminilizzazione. Cresce un po' il seno, vengono delle vampate di calore, c'è un calo del tono umorale, quindi ci sono degli effetti collaterali importanti. Perché questa cosa? Perché nella donna la componente estrogenica, che sono gli ormoni, gli estrogeni sono gli ormoni femminili, sembra che abbiano una attività antivirale molto molto forte. Voi immaginate che una donna tiene nel suo grembo un feto per 9 mesi e lo deve difendere da tutti gli attacchi sia batterici che virali possibili e immaginabili. Quindi il potere immunitario che ha la donna, la difesa immunitaria che ha la donna, supportata da questa componente estrogenica, quindi componente ormonale femminile, è di gran lunga maggiore a quella dell'uomo. Levando il testosterone aumentano gli ormoni femminili nell'uomo, quindi si induce questa femminilizzazione che dicevo, e l'uomo sembra che diventi, però ancora non è stato dimostrato, che diventi più resistente agli attacchi virali, proprio perché ha una componente estrogenica femminile più forte. Quindi addirittura potrebbe essere dannosa questa tentativo che sta facendo la medicina. Beh, è dannoso perché dà effetti collaterali, altera la qualità di vita. Cioè, fondamentalmente chi fa questo tipo di trattamento farmacologico è un uomo anziano che comunque ha un calo della libidine, un calo del tono, un calo dell'umore, sviluppa il seno, cioè effetti collaterali importanti. Addirittura il blocco del testosterone è un qualcosa che effettuano delle persone transgender per poi sottoporsi a un'operazione di trasformazione da uomo a donna. Quindi insomma, io andrei un attimo cauto con questi farmaci. Sono farmaci così maneggiabili facilmente e soprattutto hanno un costo molto elevato, perché
è un trattamento che prevede delle infiltrazioni intramuscolari o sottocutanee da fare ogni 3 mesi con un costo di 300-400 euro ogni fiala, insomma non è proprio una passeggiata. Certo, poi chiaramente noi io apprezziamo questo comportamento, mi viene da dire guardingo, ma quando parliamo di salute di solito le persone si rivolgono ai medici che appunto impongono calma e che non fanno, diciamo, dello sbandierare ai quattro venti soluzioni uno stile di comunicazione medica, e che ci stiamo accorgendo, dottore e professore, mi scusi, che è sempre più importante al giorno d'oggi, no? Beh sì, diciamo che soprattutto quando si parla di un qualcosa che non si conosce, tutti possono avere voce in capitolo e tutti possono dire la loro, perché poi non c'è una riprova sul campo, e quindi quello che vediamo in questo momento è tanti esperti o pseudo esperti che si pronunciano sul farmaco, secondo me, o sul trattamento del virus. Questo fa solo grande confusione e aumenta i dubbi che abbiamo. E la mia domanda è anche su, ecco, come lei avrebbe invece pensato di affrontare a questo punto la fase 2? Beh, io sicuramente avrei cominciato a dare mascherine a tutti quanti. Questa è la cosa principale. Proteggersi con la mascherina già diminuisce la diffusione del virus. Qui stiamo ancora cercando di capire dove trovare le mascherine e a quale prezzo. Quindi, secondo me, l'errore che è stato fatto è quello di non reperire, di non produrre le mascherine, perché a un certo punto devi organizzarti, abbiamo avuto 2 mesi, siamo stati 2 mesi dentro casa, devi organizzare una produzione di mascherine. Tutti dobbiamo avere la mascherina per difenderci e per difendere gli altri. Questo è il primo step, perché anche con la mascherina... Quantomeno quella chirurgica, lei dice, professore. È chiaro, perché quantomeno difendiamo il nostro apparato respiratorio, questo è il primo step. E poi cercare di fare i tamponi più possibile alla popolazione, facendo uno screening, isolando i positivi e cercando di restringere il cerchio, perché se no oggi, se noi usciamo, abbiamo esattamente lo stesso rischio di avere di contrarre il virus che avevamo 2 mesi fa. Il lockdown, stare dentro casa, è servito solamente a una cosa: a mascherare le carenze del nostro sistema sanitario nazionale, che è stato massacrato negli ultimi anni. Sono stati tagliati posti letto in continuazione, non sono stati assunti medici. Nella regione Lazio sono 20 anni che non si fanno concorsi per assumere i medici, non ci sono gli infermieri. Stare a casa vuol dire non diffondere la malattia e non aver necessità di strutturare nuovi posti di terapia intensiva. Altra cosa importante, sappiamo che tornerà il virus, ci hanno detto così, ottobre, novembre, bisogna organizzare delle strutture Covid, solamente Covid, 7-8 ospedali Covid, perché non si può gestire la promiscuità di una malattia oncologica, della vescica, dello stomaco, con un paziente affetto da Covid, perché uno entra con un tumore e esce con una infezione virale. Questo è assurdo. E qui vorrei portare avanti la battaglia del mio caro amico, nonché luminare di fama mondiale, professor Martelli. Riapriamo il Forlanini, che è una struttura eccezionale e veramente potrebbe essere un grande punto di riferimento in quel punto storico, con il Forlanini e il San Camillo, con lo Spallanzani e il San Camillo attaccati. E certo, noi invece ci facevamo le feste la sera d'estate, caro professore, e viene la rabbia di tutto il mondo nel vederlo no, così. Allucinante. Però mi chiedevano, noi praticamente, faccio un po' un riassunto di quello che lei ha detto, noi praticamente stando a casa questi 2 mesi abbiamo comprato del tempo e lo abbiamo regalato diciamo alla carenza del Servizio Sanitario Nazionale per organizzarsi. Ma certo, un paese membro del G7 che nel 2020 non riesce ad organizzare una produzione di mascherine, ma che speranza dà di poter avere una fase 2 tranquilla e poi una fase 3? Ma non c'è la fase 2. Finché non arriva il vaccino, non esiste fase 2. Ci sarà il vaccino, bisognerà capire che tipo di vaccino, che cosa troveranno per soluzionare questo problema, ma la fase 2 non esiste. Fondamentalmente il rischio che abbiamo domani o dal 4 maggio o dal 18 maggio è esattamente identico al rischio che avevamo il 3 marzo.
quello che abbiamo contenuto è la diffusione del virus, ma se cominciamo a riuscire tutti quanti, se non abbiamo le mascherine e soprattutto se non ci sono le strutture deputate a trattare tutti i pazienti, non fare una scelta tra il più giovane e il più anziano, non arriveremo mai alla soluzione del problema. In più, questo è un segnale importante che ci hanno dato di pandemia. A ottobre torna, ma se torna fra 10 anni, ma vogliamo organizzarci? Anche perché poi notizie seria di una pandemia, professore, noi l'avevamo avuta in passato, c'era chi appunto aveva detto prepariamoci, avevano, perché potrebbe succedere, quando c'era stato il caso dell'H1N1, che era la suina, la cosiddetta suina, no? Sì, assolutamente, con la SARS anche. Una nazione seria, dal mio punto di vista, struttura il suo futuro sulla sanità e sull'istruzione. Qui non abbiamo strutture sanitarie e soprattutto le scuole sono chiuse. Per carità, a scuola si diffonde il virus, però il nostro sistema di istruzione, secondo me, non è all'avanguardia con i tempi, tantomeno la sanità. Io aggiungo anche una domanda per quanto riguarda proprio il suo stretto lavoro, perché poi quando diciamo interpelli professori di varie branche, insomma, ti viene il dubbio anche del chiedere le difficoltà di questo periodo nel suo campo. E soprattutto il pericolo che però c'è per tutte quelle persone che magari non sono malate di coronavirus, però in questo periodo non se la sono sentita magari di andare a fare una visita, che poteva rivelarsi importante, magari dimenticano l'abitudine di andarsi a fare visitare e poi subentrano altri problemi. Beh, partiamo dal presupposto che l'urologia è una branca prettamente maschile. L'uomo arriva a fare un controllo quando sta in una situazione veramente drammatica di salute, è diverso dal concetto che hanno le donne. Le donne fanno prevenzione, si preparano alla gravidanza, cominciano a 16 anni a fare il primo controllo ginecologico. L'uomo purtroppo non ha questa cultura. Un po' sta cambiando grazie al web, grazie alla comunicazione, grazie a tante iniziative che si fanno, anche grazie a voi che ne parlate in radio, però l'uomo non ha questa cultura. È ovvio che in un momento storico come questo la paura di contrarre un'infezione, soprattutto in un nosocomio, quindi in un ospedale oppure in un ambulatorio, praticamente azzera completamente la volontà dell'uomo di fare prevenzione. Ma la problematica vera è quella della promiscuità, cioè in una struttura tu non puoi mettere un paziente che ha un tumore insieme a un paziente affetto da Covid, perché io entro con il tumore e esco con il Covid. La promiscuità delle patologie non può sussistere. Se non fai delle strutture solamente Covid, ci troveremo veramente nei guai per altre malattie. Questo è il senso. E poi c'è questo dato curioso, che, o meglio curioso, insomma, un dato certo, che insomma gli uomini a quanto pare si ammalano di più. Ma proprio per quel motivo che dicevamo prima, la donna ha un sistema immunitario più forte. Non è che gli uomini si ammalano di più, il virus non guarda in faccia nessuno, colpisce sia gli uomini che le donne, però le donne resistono di più perché il loro sistema immunitario, grazie alla componente estrogenica e grazie alla loro predisposizione comunque a difendere un feto, le rende più immuni rispetto all'uomo, e l'uomo si ammala più facilmente, va incontro alle complicanze più facilmente. Arriva qualche domanda anche di qualche riassumo, insomma, sì. Sono un po' tutte indirizzate al professore per quanto riguarda la sua sensazione per la riapertura di bar e ristoranti. Dice, professore, secondo lei quale sarà la soluzione? Davvero mangiare con un vetro in mezzo? Secondo me non si aprono, perché innanzitutto tutte le normative che metteranno, tutti i veti, i vincoli saranno drammatici, ma poi immaginate voi andare al ristorante e stare con la mascherina, cioè il ristorante è un posto di ritrovo dove uno fa un incontro sociale, conversa, stare distanti, mangiare con la mascherina, prima di andare al ristorante una persona ci pensa, dice ma preferisco o faccio una cena a casa oppure mi organizzo in un altro modo. Io credo che sarà veramente un problema quello della gestione della ristorazione. Però professore, lei dice non riaprono perché non conviene a loro riaprire a queste condizioni, però riaprire un bar in particolare, più che un ristorante magari, e che mantenga tutte le varie precauzioni necessarie, distanza di sicurezza, dispositivi di protezione. Ma io credo che sia possibile. Perché, certo, esatto, e invece, cioè io non capisco, in questa fase 2 sarà possibile andare a trovare un congiunto a casa, un congiunto poi definito anche un amico, quindi in realtà noi possiamo andare ovunque, e nella regione possiamo andare a trovare qualsiasi persona all'interno di un'abitazione, quindi si possono anche organizzare delle feste volendo, perché se uno ha una villa e invita 10 persone a casa, a quel punto è una festa e a quel punto si aumenta il rischio del contagio. Perché
lasciare libero l'incontro tra persone all'interno di un'abitazione e invece non far sì che queste persone si possano vedere magari anche in 4-5 persone a un bar mantenendo le distanze di sicurezza come avviene in Germania. Perché in Germania le birrerie danno, cioè si può andare in birreria a prendere la birra e consumarla a un, si chiamano Biergarten, giardini della birra praticamente, a distanza di sicurezza con gli amici la gente può bere una birra. Cioè, non è più logico fare questo e così si muove anche l'economia piuttosto che mandare la gente a casa di altre persone dove non c'è controllo praticamente. È chiaro, io punterei tutto sulla responsabilizzazione delle persone. È ovvio che se tutti siamo coscienti del pericolo che esiste, delle conseguenze e ci autogestiamo, credo che sia possibile fare tutto con intelligenza. Mi sembra che il popolo italiano sia abbastanza maturo e abbia dimostrato in questi 2 mesi di rispettare le regole, quindi mettere dei veti, mettere dei vincoli così forzati, alla fine qualsiasi persona che anche ha anche la volontà di obbedire, a un certo punto perde il lume della ragione. Io credo che possano succedere veramente delle cose poi incontrollabili da un punto di vista sociale. Cioè tu devi fare una riapertura e responsabilizzare le persone, anche perché se non muori di Covid poi muori da un punto di vista economico e sociale. Certo. Professore, io vedo proprio 2 linee di approccio diverse a questa problematica. La prima, la oserei dire, una linea è più patriottica, ovvero una linea di persone che hanno fiducia nel popolo italiano e quindi sanno che se il popolo italiano è informato correttamente di ciò che può fare o non può fare, ma soprattutto di quali sono gli atteggiamenti da evitare, si fidano delle persone e appunto hanno una linea più morbida, mentre un'altra che invece pretende un po' come di sentirsi migliori del popolo italiano, di doverli educare, di doverli impedire, di doverli inseguire se fanno una corsa in un parco da soli. Lei pure vede questo atteggiamento diverso? Lo vedo, ma secondo me la verità è sempre nel mezzo, in tutte le cose. Io credo che responsabilizzare sia fondamentale, anche perché se uno riapre e poi alla fine la responsabilità, il senso di responsabilità viene meno, abbiamo di nuovo un aumento del numero dei contagi, quindi inevitabilmente ci potrebbe essere una nuova chiusura, quindi a quel punto non conviene a nessuno ignorare e non rispettare le regole. Io credo che veramente bisogna trovare un punto d'incontro, perché da una parte sì la malattia, ma dall'altra stare chiusi dentro casa, poi in un periodo dell'anno particolarmente bello, credo che faccia male a tutti quanti. Infatti ci chiedono dal nostro Facebook se appunto allo stato attuale o nella fase 2 i bambini potranno incontrarsi, perché poi c'è anche il problema di molte famiglie che ovviamente avendo chiuso i rapporti dei figli e immagino anche quelli più piccoli alle mura domestiche hanno un problema di gestione e di crescita di questi bimbi. È chiaro, io ho 2 bambini piccoli che stanno soffrendo a stare dentro casa, quindi capisco benissimo la situazione. Il problema è che due bambini come si incontrano? Hanno bisogno dei genitori e quindi aumentiamo il numero dei contatti. Bisogna trovare un compromesso, una via d'incontro da questo punto di vista, secondo me, assolutamente. Anche se si è visto che i bambini poi alla fine non contraggono il virus, però potrebbero essere vettori di virus e quindi dei portatori di virus e infettare magari un nonno o uno zio o un'altra persona e quindi determinare poi problematiche più importanti. Molto chiaro, dottore. È stato. Dottore, sì, Rebecca ci scrive: vogliono distruggere l'economia. Questo ce l'auguriamo di no. Insomma. Secondo me, sarebbe un autogol tremendo distruggere l'economia. A chi giova una cosa del genere? Non giova a nessuno, ma infatti non è la volontà, secondo me, di distruggere l'economia, ma è quello che stanno facendo poi all'atto pratico, non volendo magari, perché non hanno tenuto, nonostante una task force di esperti, più che pensare a come risolvere il problema o convivere, tra virgolette, con il virus con tutte le dovute precauzioni, hanno scelto la via più facile, nonostante sia una task force di esperti, ovvero restiamo tutti a casa. Sì, ma non ci vuole una task force. Appunto, cioè, non era necessario, bastavo io. Mascherine e tamponi, tu con mascherine e tamponi già fai una scrematura incredibile. E certo. Eviti che il virus circoli puoi riprendere la tua attività. Cioè, se avessimo investito in mascherine e tamponi, adesso probabilmente avremmo potuto aprire bar, ristoranti e negozi venditi al dettaglio. Ma c'era anche qualche imprenditore che era partito, poi su questo magari
più avanti nel corso della missione facciamo pure un approfondimento, perché ovviamente se tu dici la produzione la lascio in mano al privato, però gli faccio un prezzo imposto, io magari che la devo produrre dico perché la devo Assurdo, pagare io la certo. mascherina? Ma Allora o la certo, produce chiaro. lo Stato e quindi mi rimane statale, cioè il prezzo imposto, oppure se me la fai produrre Cioè, devo questo avere un Stato, margine. questo Stato si, questo governo si sta un po' deresponsabilizzando un po' troppo, secondo me. Troppo, troppo, sta Anche col affidando le proprie discorso con competenze. le banche abbiano cuore. La banca non è una ONLUS, la banca non ha mai avuto cuore perché non sarebbe una banca, cioè È sarebbe un'impresa, anche è lei, un'impresa anche la giustamente fa banca, dei quindi non margini si di può dire impresa. la banca abbia buon cuore. La banca deve avere delle garanzie per elargire un prestito, giusto o sbagliato, però funziona così. Non è che si può. Lo Stato deve acquistare mascherine e le deve dare alla popolazione. Il prezzo poi se la vede lo Stato. Questo è quello Certo. che deve fare se vuole tutelare la salute dei propri cittadini e soprattutto l'economia della propria nazione. Perché senza mascherine è un disastro. E anche, Non se, tutti riescono a reperirle. anche per imporre l'obbligo delle mascherine, perché non si può imporre un obbligo su mascherine che non sono reperibili sul mercato e che tra l'altro devo comprarle È chiaro, io. Cioè, certo. perché devo essere Il obbligato? primo passo è la mascherina. Senza mascherina il virus gira, è fisiologico, c'è poco da fare. Gira ugualmente, però con la mascherina abbassi il rischio e poi comincia a fare uno screening sulla Che lo ha, popolazione. magari inizia anche a tenerlo lui in quarantena, a monitorarlo, a chiamarlo 2 volte al giorno, certo. Abbiamo un paio di domande, Vai poi Mirko, poi insomma, il salutiamo e professore è ringraziamo il stato professore. gentilissimo. Allora, c'è Luigi che le scrive, professore. Professore, ma l'utilità dell'app Immuni senza tamponi? Ma secondo me non c'ha nessuna utilità, assolutamente, perché come fai a sapere se uno è positivo o è negativo? Perché magari dice che ha avuto la febbre, se ha avuto una febbre perché era stanco oppure perché aveva avuto un altro tipo di infezione o un rialzo febbrile normale. Io credo che questa dell'app sia una cosa veramente fuori. Se tu non fai lo screening non puoi programmarla. E poi c'è Mario che le scrive: professore, ma perché non far allenare gli atleti professionisti nei propri centri sportivi e magari al parco così? Allora, entriamo nello specifico. Io so bene per certo quello che è stato fatto a Formello, c'è una sanificazione del centro sportivo, ci sono 14 spogliatoi a Formello, perché tra spogliatoi della prima squadra, della primavera, degli arbitri, della Lazio femminile, delle varie under, ci sono 14 spogliatoi e ci sono 5 campi da calcio. Io credo che il centro sportivo di Formello sia l'ideale per iniziare a riprogrammare l'attività sportiva facendo dei piccoli gruppi, perché ci sono tutte le possibilità, però non si capisce perché questa cosa non si possa fare. Sembra per non dare magari un messaggio distorto alla popolazione, ritorniamo sempre lì, Invece tutti secondo al me, parco prof. insieme, bello. Ritorniamo sempre lì, Assolutamente. professore. Sembra come se non dobbiamo lanciare un messaggio perché se vediamo i giocatori allenarsi, allora lo facciamo anche noi, diciamo, Dobbiamo in questo essere senso. austeri. Ma questo è un luogo comune sbagliato, cioè quelli sono dei professionisti che fanno girare un'attività economica e hanno le loro responsabilità, perché poi dietro il gioco del calcio, perché tante volte le persone pensano ai calciatori, bella vita, eccetera, eccetera, ma ci sono tante figure professionali, a partire dai magazzinieri, tutte le maestranze, che in questo momento o stanno a stipendio zero o in cassa integrazione. Cioè il problema sociale sta dietro anche al mondo del calcio, quindi far ripartire il calcio, a parte i diritti TV e altre cose, io non entro nel merito di queste cose più grandi di me, però ci sono tante maestranze che stanno soffrendo come la maggior parte delle persone in Italia. Posso fare una domanda un po' maliziosa, l'ultima al Vai. professore? Ma Sì. professore, secondo lei il campionato, se fosse stato studiato un metodo, sarebbe potuto riprendere? Ma secondo me sì, a porte chiuse potevano riprendere tranquillamente facendo uno screening. Certo, tu devi organizzare una reclusione della squadra, cioè quei giocatori devono Tipo un stare mondiale. dentro, e certo, devono stare dentro il centro sportivo, si devono muovere sempre controllati anche da un punto di vista di tamponi, di esami serologici e poi andare avanti. Certo, bisogna capire qual è la volontà, perché secondo me, questo è un mio punto di vista, quindi non ho sentito nulla, io credo che il campionato non riprenda, io credo che stiano solo tirando un pochino sul tempo, di settimana in settimana, rimandano, rimandano, e poi a un certo punto diranno no, non si comincia più.
Professore, è stato chiarissimo, noi la ringraziamo. Professore Gabriele Antonini, urologo alla Sapienza di Roma, è bene, stato un piacere. SS Lazio, grazie. SS Lazio, grazie. È stato un piacere averla grazie, con professore. Noi. Ciao, grazie.